quando si parla del rifugio Stoppani, dal punto di vista della scheda del rifugio abbiamo messo le foto di ricostruzione dopo la guerra, per esempio, del rifugio, e questo sarebbe dicendo per dare una continuità anche con chi ha lavorato prima di noi. Poi chiaramente sono cambiati i tempi, quindi ci sono dei sentieri nuovi, i due principali sono appunto il sentiero Silvia e il sentiero della Vergela, che è stato risistemato, cioè c'era già da parecchio tempo, però è stato risistemato. Abbiamo anche ringraziato alcuni personaggi come Giuseppe Spreafico, ripeto, io ho avuto tante volte occasioni negli anni scorsi di trovare persone abbastanza invisibili che hanno fatto molto per i sentieri delle chiese. Quindi diciamo che c'è una continuità storica, c'è anche una volontà da parte del Comune di rimettere in sesto i sentieri anche con un impegno sociale, come ha appena detto il nostro sindaco. Un'altra cosa che è stata fatta è la realizzazione di questa cartina, cioè dare la possibilità per chi viene da fuori, ma anche per noi, un biletto, se c'è da andare semplicemente a Malnago, partire dalla Volga, può essere comodo l'autobus. Quindi dare l'idea che il camminare può essere anche in sinergia appunto con i mezzi pubblici. Quindi la cosa è abbastanza semplice, per quello che riguarda noi c'è stata una cura nel dare una continuità. Poi chiaramente ci sono tutte le informazioni adeguate, e questo ha fatto un lavoro preciso